Fulmini e sette, non solo sul versante meteo a Pescara si rischia di annegare nelle polemiche all'indomani degli allagamenti per il nubifragio che si è abbattuto sulla città. Da un lato Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico Pettinari per l'Abruzzo, che attacca il comune reo di non essere stato capace di arginare il maltempo alle prime gocce, dall'altro la maggioranza con il vice sindaco Carota, Masce fuori Italia, e gli assessori Orta e Pignoli, che hanno definito le polemiche strumentali e hanno tracciato il bilancio degli interventi effettuati. Il COC, il centro operativo comunale, resta intanto aperto perché le condizioni meteo potrebbero peggiorare. Ascoltiamo dapprima Domenico Pettinari. Tanto non stiamo parlando di un grande alluvione, una grande bomba d'acqua, ma già dopo i primi 10-20 minuti io ho cominciato a ricevere decine e decine, poi sono diventate centinaia di segnalazioni di persone che lamentavano, soprattutto titolari di esercizi commerciali, che lamentavano l'allagamento. Perché? Perché mi dicevano che i tombini, ma li ho visti anche io nei giorni precedenti, la stragrande maggioranza erano attappati. Ora, non è solo il problema dei tombini, ma i tombini rappresentano una concausa. Se non si disostruiscono, quindi puliscono regolarmente tutti i tombini, e se non si fa la manutenzione, una concausa aggravante che può causare quel fenomeno. Un'altra cosa allucinante è che gli asfalti appena rifatti sono saltati tutti su, si sono aperte le strade, e questo non è più concepibile. Allora qui qualcuno si deve assumere la responsabilità politica, semplicemente dire abbiamo fallito, è un'amministrazione a mio avviso incapace, che non riesce a governare le cose elementari della nostra città, e purtroppo questi sono i risultati. Di diverso avviso ovviamente gli assessori Orta e Pignoli. Il 9 agosto già Ambiente aveva iniziato la sua attività di pulizia dei tombini su parecchie strade. Io ho un elenco chiaramente di strade che sono state fatte, tra cui anche via del circuito, dove i tombini sono stati puliti non solo nella via principale ma anche nelle vie limitrofe. Quindi un'attività che viene precedentemente, viene da prima, e poi sicuramente ieri ci siamo attivati in maniera fattiva appena avuto chiaramente il sentore dell'emergenza. Addirittura Ambiente si è messa all'opera con 7 squadre sul territorio. Allora, siamo intervenuti circa, abbiamo effettuato 60 interventi risolutivi. Le zone diciamo più impegnate sono ovviamente quelle più critiche, che ogni volta si verifica in città, sia a prescindere che governi il centro-destra e il centro-sinistra. Comunque sono la zona ospedale, via Tavo, via Pompea, via Cigno, via Terno, via dei Peligni, via Spaventa, zona via Caravaggio, zona via della Riviera, zona San Silvestro Spiaggia, zona Tiburtina e via Ciglia. Ho dato ordine alla Polizia Municipale di passare ogni 15 minuti sotto alle golene per verificare ovviamente la situazione, e mi preme ringraziare la Protezione Civile Comunale e la Polizia Municipale, che sono riuscita ad estrarre vivi delle persone che sono passate nel sottopasso di Capacchietti pur essendo il semaforo rosso. Io stesso ho dormito, tra virgolette, ho cercato di riposare, ma in realtà poi non si è riuscito, quindi sono stato tutta la notte all'interno dell'ufficio della Protezione Civile. È bene informarsi dunque sulle previsioni meteo, che sono in continua evoluzione e che purtroppo non lasciano presagire nulla di buono.